Grazie Presidente. Questa è una mozione molto importante. È una mozione molto importante per il momento che stiamo vivendo e perché è un argomento molto dibattuto. Ormai da 4 anni nella Commissione Commercio riceviamo le associazioni, gli operatori del settore che sicuramente già in crisi per le occupazioni di suolo pubblico. Lamentano delle applicazioni delle norme di settore molto restrittive nei loro confronti. Ed ecco che stiamo parlando dei piani di massima occupabilità e delle appunto le occupazioni di suolo pubblico per il regolamento approvato a dicembre di quest'anno che va nella stessa direzione di rappresentare e garantire il diritto di libertà di impresa. Ora abbiamo bisogno di un cambio di mentalità, dobbiamo secondo me cambiare i criteri del vivere la città e non solo secondo me, la sindaca stessa ha parlato di vivere la città all'aperto una volta che a breve speriamo riapriranno le attività produttive. Dobbiamo mantenere il rispetto delle distanze di sicurezza, sicuramente stare al chiuso è un qualcosa di, almeno nei primi tempi, più pericoloso per la diffusione del virus e questo ci impone un'immediata azione sull'uso del suolo pubblico. Ed ecco appunto che questa mozione rappresenta un inizio naturale per un aiuto concreto ad attività produttive e anche ricettive in alcuni casi attraverso la revisione dei piani di massima occupabilità. Questa mozione è stata illustrata anche in commissione. E cosa chiediamo? Noi chiediamo che vengano applicate misure straordinarie per il rilancio del settore commerciale e turistico, in particolare il riesame immediato dei piani di massima occupabilità e il ripristino dell'occupazione di suolo pubblico che non erano in contrasto con il pubblico interesse. Ecco, un unico criterio ci deve essere per la concessione del suolo pubblico ed è il pubblico interesse. Il pubblico interesse è il bene primario e racchiude tutti i principi costituzionali. Chiediamo anche che vengano deliberate idonee protezioni, parlo dei dissuasori, da integrare con gli arredi previsti, ad esempio per la normativa per le pedane, sulla viabilità locale, dove non vediamo perché non possano essere concesse. Ci deve essere un equilibrio tra attività produttive e vita sociale, insomma. Ho visto spesso negli ultimi tempi, municipi revocare delle pedane che erano un elemento di decoro e non di degrado per mettere pochi parcheggi dove poi risiedono appunto macchine che coprono anche la visuale dell'ingresso ai negozi e io non credo che questo debba per forza rappresentare un criterio di decoro, anzi, forse è il contrario. Questo lo dobbiamo giudicare caso per caso e dobbiamo equilibrare appunto il servizio che costituisce appunto il servizio di parcheggio con il servizio che viene dato appunto dai ristoratori con questi diciamo tavoli e sedie all'aperto, sempre fatti con degli arredi decorosi. Ecco che chiediamo anche che alla Giunta che il supporto venga dato supporto alla Commissione Capitolina Commercio nella modifica dei regolamenti di competenza affinché si vada in questa direzione e nell'impulso alla ripartenza del settore, come attraverso una task force che rivisiti le occupazioni in modo immediato, in modo tale da dare priorità alla concessione di occupazioni pubbliche che potrebbero garantire l'esistenza stessa delle attività produttive. Ecco, quelle che non sono già fallite e speriamo che siano pochissime. Potrebbero farlo se non diamo questa leva importante loro. Vogliamo dare una leva alle associazioni, alle attività produttive che vogliono vivere la città e costituisce il suolo pubblico, può costituire una vetrina per queste attività produttive che ne garantisca l'esistenza. Chiediamo anche l'esame e la valutazione dei progetti di riqualificazione che includono anche la rivisitazione dell'occupazione di suolo pubblico. Ne abbiamo visti alcuni in commissione. Quello del portico d'Ottavia, che non capiamo ancora come possa non essere stato avallato dal municipio, quello del Piazza del Colosseo, ma ce ne sono tantissimi. Potrebbe esserci la pedonalizzazione di via San Giovanni Laterano. Tante associazioni sono disposte anche a finanziare dei progetti di riqualificazione
se venga data la possibilità da parte dell'amministrazione di utilizzare una piccola parte di questo suolo pubblico per incrementare il fatturato e permettere la sopravvivenza delle attività produttive. Cosa chiediamo? Chiediamo semplicemente la giusta fruizione sociale degli spazi della nostra città. Ed è cruciale questo per garantire un distanziamento tra le persone. Ecco, Roma è fatta anche dal tessuto produttivo e soprattutto dal tessuto produttivo che fornisce fatturato ai proprietari e lavoro ai lavoratori che lavorano all'interno di queste attività produttive. Il commercio è un amico della città e noi con questa mozione intendiamo aiutarlo perché è un nostro fratello più piccolo che deve essere aiutato come gli altri. Grazie, Presidente.